Hey everybody, Stinger here with a special message, message a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019 and there were some tears shed there <laughs> man i love that i love that you know what real men can cry bro let me tell you something man means a lot that you watch means a lot that uh, this podcast is happening and the, the pro wrestling culture appreciates aldo Fiodoni. so be watching there it's going to be showtime and tune in to the podcast pro wrestling culture because it's always showtime there from the stinger Questo programma non è soggetto a infezioni. E ciao amici del Pro Wrestling Culture, qui è il vostro professore per una nuova puntata di, appunto, del Pro Wrestling Culture. Questa settimana, non so, sono passate parecchie cose, ci sono conigli bianchi che passano e ovviamente abbiamo avuto grandissime schiacciate e una strada verso la vittoria e ne, ne parleremo eh, nel proseguito della puntata. E io vi ricordo sempre che il Pro Wrestling Culture potrete praticamente seguirlo ovunque, spreaker Spotify, Apple Podcast, Radio Libera Tutti. Eh sì ragazzi, siamo su Radio Libera Tutti. Però, soprattutto, siamo qui, nella nostra casa, Open Wrestling TV. Ma io, in casa, non sono da solo, perché? Perché ci sono sempre le mie influenze spagnole, chiamiamole così, spagnoleggianti, il mio compagno di viaggio tra qualche giorno, e buon Valefraic! Ciao Vale! Ciao a tutti, tutti buon, eh, buon pomeriggio e benvenuti a tutti in una puntatissima del um, Wrestling Culture. Vale, quanto stai deluso per la carta di, di noi Tantissimo, Però <ride> quello che pensavo è che sì, diciamo che sono match che non contano una cippa, però sai, quando vedi comunque tanti atleti tutti insieme, ah, dal vivo, comunque fa, fa un bel effetto. Quindi è un po' la carta che poteva essere. Molto meglio, però ecco, accontentiamoci con così. Siamo importanti in quel di Londra questo weekend. Diciamo che sarà uno show fest, ecco, è il classico show da WrestleCon, dove prendi un po' tutto quanto quello che passa e lo metti dentro alcuni match. però vabbè, di questo poi ne riparleremo magari anche giovedì. Chi lo sa, e non, non siamo da soli. Non siamo io e te, ma ci sono due graditissimi ritorni. Uno è, non lo so. Io, io faccio direttamente così, coprendo numeri di telefono quello quel colui che mi manda bigliettini e block notes. E buon Max Del Freddy, ciao Max. Grazie, grazie. È sempre un piacere essere qua. E... Mi fa piacere che mostrate il bigliettino, fai una buona pubblicità. Grazie. No, vabbè, sì, grazie, prof, per avermi di nuovo invitato qua. E è sempre un piacere essere a Provesting Culture. Grazie mille. Come stai, Max? Bene, bene, è stata una bella settimana di, di wrestling, eh, quindi diciamo ce n'è da discutere. E magari non ai livelli dell'altra volta che c'era stato anche Clash of the Cast, veniamo da un pay per view della OEight Wrestling. però abbiamo avuto comunque eh, Grand Slam, che è stato una sorta di, di pay per view. C'è stato Victory Road, quindi c'è un po' di sulla brace, c'è un bel po' di carne. Quindi va bene. E ovviamente il quarto cavaliere dell'Apocalisse eh, non poteva non mancare. Tanto io pr praticamente prendo gli ospiti del dell'Olabout Elite e li prendo direttamente perché, perché crossover. Iniziano... Un crossover. crossover, ormai sono sì, tutti sì. crossover. è Il nostro Open Wrestling Multiverse, Multiverse. il Buon Paolo Scolese. <ride> ciao, Paolo, ciao ragazzi. Un saluto. La Forbidden Endor è aperta. Ricordiamo sempre, aperta, sì. <ride> sempre un e Oggi c'è tanto di cui parlare, come ti anticipa anche Massimo. Ci sono stati tanti, tanti eventi degni di nota, molto variegati tra di loro, quindi siamo qui per discuterne. Bene, bene. Eh sì, è stata una settimana molto interessante dal punto di vista del wrestling. C'è stato questo vero e proprio, come diceva Max, pay-per-view della, della All Elite, perché Grand Slam per me è un pay-per-view a tutti gli effetti, dato che comunque la sua durata sono quattro ore, quindi un bel evento. Io lo, lo reputo molto superiore rispetto a All Out. Almeno dal punto di vista lottato e almeno dal punto di vista dei, dei risultati, io non so voi che cosa ne pensate, vale? Parliamo ovviamente prima di Grassland, poi diamo un'occhiata a Victory Road, che come diceva Aldo anche nella puntata scorsa di, del Progress in Culture, è stato un po' un evento che serviva per dare quello spunto in più per Bound for Glory. Infatti, c'è praticamente tra due settimane, e poi uh, ovviamente parliamo anche di quello, vai, vale. Sì, Grand Slam secondo me è stato un evento molto positivo perché ci si è concentrati su quello che è accaduto in, in ring, quindi ecco. Soprattutto nelle ultime settimane e mesi c'erano molti strascichi extra, questa volta ci si è voluti concentrare su quello che è accaduto sul ring, sui match, sui combattenti. e Quindi ecco, l'ho un evento positivo che vuole anche un po' segnare una nuova linee di demarcazione tra quello che è stato l'elite prima e quello che ne sarà dopo con il ritorno alla vittoria di John Moxley che è comunque è una garanzia in casa dell'elite quindi è ecco, un nome sul quale si può fare affidamento e con l'attore degli acclaimed anche quindi ecco una ventata di aria eh, fresca per i fan ma anche per la federazione stessa quindi ecco quello che ho percepito da questo, da questo evento su questi due giorni sia che, che appunto la volontà di chiudere un po' eh, la negatività, un po' il periodo ultimo che abbiamo vissuto con i vari punk, gli langbax e così via, cercare ecco di creare qualcosa di nuovo che possa appunto rilanciare la federazione un po' ai fasi di quello che era un po' di tempo fa. E c'è il discorso del debutto di Saraya, che però penso ne faremo un discorsino a parte. Uh, Max? Riassuntino di Graslam, e poi, magari andiamo su qualche punto preciso. Che, secondo me, bisogna sottolinearci un attimino e soffermarci, sopra. No, diciamo che eh, a livello di, di show di qualità a me è piaciuto tantissimo. E mi è piaciuta anche una sorta di narrazione che si è fatta anche al commento. Eh, di enfatizzarlo molto. Addirittura al commento è stato definito come il, il grand stage of them all, cosa che io ho sempre. Cioè, forse vinco la seconda battaglia, la prima è l'abolizione del ranking, forse vinco quest'altra battaglia, quella di identificare finalmente quello che dovrebbe essere uh, la Wrestlemania, la Bound for Glory della... Dello... alla fine farlo... è l'unico che non è pay per view. Alla fine <ride> sì, basterebbe farlo appunto, basterebbe renderlo un pay per view. A settembre, ogni settembre c'è il pay per view più importante dell'anno. Grand Slam è anche un nome comunque che ci sta perché ricorda un po' World Series, il Super Bowl. Mm -hmm. Quindi avrebbe anche una coerenza nel definirlo l'evento più importante dell'anno. Anche e... se là forse sei costretto a cambiare un attimino l'out. Che sì, è troppo, sì. troppo vicino, forse. Però non, magari, appunto, vai verso una schedule un po' più, com diciamo, come dire, un po' più eh, coerente di un pay per view al mese, ogni due mesi. Quindi, certo. cioè, Abbiamo visto, appunto, Victory Road, eh, che fa, appunto, anche lì c'è una buona coerenza col 9 perché la strada verso la vittoria, dopo due settimane, c'è. Bound for Glory, magari puoi fare un discorso del genere. Il mi è piaciuto tanto, mi ha divertito tanto e non ci sono stati momenti in cui mi ha eh, deluso, mi ha annoiato. E tutto è andato abbastanza fluido. Però, come ho detto anche battle Elite, devo fare una piccola, diciamo, divisione tra una valutazione di intrattenimento di guida del show e delle scelte di booking su tre punti fondamentali che non mi sono piaciute. Poi magari le andiamo a ad analizzare nel profondo perché una appunto riguarda il discorso di, del, del debutto di di Saraya eh, Saraya Knight una riguarda l'esito diciamo del di due match titolati uno è il main event e l'altro è l'Ola Atlantic diciamo queste tre scelte di booking di piani creativi non mi hanno fatto impazzire e, cioè, diciamo però ripeto queste due lavorazioni mie si basano su questi due grossi tronconi eh positiva la questione show match qualità un po' deluso dalla, da alcune questioni diciamo di di buchi non so poi se vogliamo approfondirle in seguito oppure uh, le... le vado un attimo così a dare perché poi non vorrei essere troppo uh, dilungarmi troppo nel come vuoi come preferisci tanto ne parliamo comunque di no diciamo che allora fondamentalmente il ovviamente sono rimasto un po' deluso dal dal, dal risultato del main event quindi parliamo subito dell'elefante okay. nella stanza perché ovvio che mi aspettavo a questo punto una vittoria di, di Danielson, perché ci speravo, perché eh, si è andato, come ho detto io, si è andato un po' a verificare quello che, che, si, che si era, diciamo. Uh, preventivato dopo tutto quello che è successo, l'atto ovvero a furghere vedremo Moxley contro MJF quindi Moxley va a vincere. Era tutto abbastanza scontato e lineare. Hanno cercato un po', secondo me, la elite di buttare un po' di, di fumo negli occhi per cercare di far capire che sarebbe accaduto tutto il contrario, ovvero che MJF potesse incassare la, la Fish in ogni momento. Che Danielson con quella suo racconto, anche nella semifinale del titolo, potesse vincere lui. Invece, poi è dato tutto come doveva andare. Già, il fatto che MJF fosse presente durante il match, nel, diciamo, nello Skybox, già ti toglieva tutta la come dire. L'enfasi di poter dire forse alla fine arriva lui e incassa, quindi già quello. Poi ha vinto Moxley, quindi ripeto, hanno giocato un po' nel farci credere che potesse accadere tutto, ma alla fine è, caduto, è, è andato tutto come... Eh, come, come preventivato. Sì, come i rumors che sono appena usciti dopo il casino della sospensione, ovvero NJF contro Moxley a, a full gear. L'altra cosa, ovviamente, mi è dispiaciuto vedere di nuovo Cassidy perdere, però lì dobbiamo vedere quello che succederà dopo perché pacca ha vinto in maniera sporca quindi comunque davvero e proprio villain davvero proprio il quindi vedremo quello che sarà e poi io ho questa mia diciamo idea sul discorso di, del debutto di saraya sul quanto riguarda la, la diciamo la categoria femminile il wrestling femminile in un'elite di cui non sono molto felice però visto che Magari ne parliamo dopo, visto che hai preannunciato che ci soffermeremo sul su discorso del debutto del, di Page mm -hmm. in Unit uh, Westing. Quindi lascio la parola magari a Paolo per dire la sua sul, sull'evento. Assolutamente sì, Paolo, prego. E poi uh, ti aggiungerò una cosa sul discorso benevente, perché anche lì, come anticipato, te, voglio fare un piccolo discorsetto perché bisogna un attimo concentrarsi su quello. Sì. Vai Paolo. Allora a discorso di io mh, dividerei ehm, l'analisi sia per Dynamite che per Rampage perché per quanto riguarda Dynamite per me è stata una puntata ehm, ottima nel senso che ci sono davvero, davvero pochi punti bassi secondo me è stata una puntata che è riuscita a tenere l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine con eh, anche tante sorprese, ottimo lottato e tutto il resto quindi c'è davvero poco di cui lamentarsi per quanto riguarda la puntata di Dynamite e, um, e tutto il resto. Per quanto riguarda Rampage, invece, allora, innanzitutto mi ha fatto piacere vedere un Rampage di due ore e credo che debba essere un esperimento che devo, lei deve ripetere. Anche perché, ad esempio, è stato bello vedere una card praticamente inedita con performer che non sono comparsi a Dynamite, quindi una card totalmente differente e eh, quindi abbiamo visto tutti coinvolti tutti hanno avuto il loro mh, giusto spotlight e tutto il resto quindi io credo che con un rampage di due ore si potrebbero risolvere molti problemi per quanto riguarda la programmazione discorso delle... fatto e rifatto tante 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 volte esatto. altra battaglia, altra battaglia eh. nostra. per quanto riguarda rampage eh, rispetto invece alla night one di grand slam qualche punto basso c'è stato diciamo che la puntata ha avuto tre Picchi di qualità elevati per quanto riguarda l'opener che è stato davvero un match selvaggio, entusiasmante, mozza mozzafiato. In cui forse è stato anche fin troppo violento. Infatti i performer hanno rischiato la salute di l'incolumità in, in svariate occasioni, come ad esempio lo, lo splash di Sting con caduta sul tavolo dove ha sbattuto violentemente la testa su uno dei due tavoli posti a bordo ring. Oppure la caduta Ma di Sting è immortale. Sting non è <ride> è è un'altra cosa la caduta di Giulia Arta è stata una bruttissima caduta anche perché eh, era molto vicina alla barricata e anche al, um, al, al cemento praticamente non coperto dal, dalla protezione sì, anche perché non è finita tutta sul tavolo ha cioè, preso poco sì. tavolo e molto concrete molto alto, come no? si dice <ride> lo splash di Darby Alley.